Quanto è attuale appoggiarsi all'idea di un sentimento per allontanarsi da una situazione nella quale ci sentiamo soffocare? Maria Luisa Lattante, questa traviata che ricorda un po' quella del 53, alla Fenice, dove gli spettatori si trovarono di fronte loro stessi, e così qui oggi a Spoleto, no? Questa Certo. contemporaneità della traviata. È assolutamente contemporanea come opera, infatti anche la regia del maestro Bongiovanni si è occupata proprio di questo, di trovare un'attualizzazione dell'opera senza però scadere, cioè rispettando comunque il libretto, rispettando tutte le situazioni descritte nel libretto, quindi questo fa capire che è un'opera straordinariamente moderna da questo punto di vista. Null'uomo ancora t'accendeva. Alfredo è il primo amore per Violetta, però per Violetta questo primo amore ha un effetto deflagrante. Assolutamente. Poi lei canta nell'aria che da piccola ha un po' questo sentimento strano che lei non sa neanche chiamarlo. Le era venuto in mente, le era passato, però poi le sue vicissitudini l'hanno portata a condurre una vita completamente diversa e a non potersi occupare di sviluppare questo sentimento, perché comunque viveva in maniera, cioè, per la vita che conduceva, non poteva concedersi il lusso di amare e di essere amata. Sì, Violetta era un corpo e tutto a un Esatto. tratto si ritrova un affetto, un sentimento. Esatto, per cui all'inizio non lo sa assolutamente gestire. E questo è il suo turbamento interiore, che avviene proprio alla fine del primo atto. Queste parole di Alfredo che ritornano nella sua testa mentre lei dice no, prima sì, ci si lascia andare, poi dice no, impossibile. Non può, non fa per me, impossibile. Poi alla fine cede, come sappiamo, cede a questo sentimento travolgente. E forse è una cosa troppo grande Violetta per Alfredo. Quando gli dice amami Alfredo, amami quanti io t'amo, lui non. Non capisce assolutamente. È una grande donna perché sacrifica tutto. Lei durante il duetto con il padre gli dice morrò. Cioè questa scelta, questa decisione mi porterà alla morte. Però mi raccomando, un giorno ditegli quello che ho fatto affinché lui non mi maledica, che lui sappia il sacrificio che io sto compiendo in questo momento. Quindi lei è una grandissima donna. E Alfredo è un ragazzo, giovane, un po' figlio di papà, un po' così, che ancora i problemi della vita forse non li aveva ancora toccati. E quindi sì, sicuramente lei è la figura più matura, come dire, più matura. E poi quest'ultima immagine, Violetta che muore, al proscenio ma sola, e tutti gli altri sono in ombra e lei è l'unica che è in luce. Sì, perché secondo me è stata una scelta molto suggestiva questa. E lei, come ha vissuto la sua vita, vive anche l'ultimo istante, vive anche la morte da sola. È un po' duro, però in realtà è così. Anche perché tra l'altro nel romanzo di Dumas lei muore da sola, non c'è questo incontro, diciamo Alfredo arriva troppo tardi nella realtà del romanzo.